Farò un gioco. Aia, oh. Dove si vincono premi. Che bello. Allora adesso apriamo il sipario. Apriti, Cesare. Apriti, Cesare, già è dura. Adesso faremo delle squadre, va bene? Okay. Sì. Alzate le mani in ordine alfabetico. Allora, io sono B, c'è qualche A prima di me? Il primo che alza le mani in ordine alfabetico. Lui. Io. Prego. Paolo. Aia. Due Paoli? Vado a casa. Quando mi ha chiamato su ho detto vado a casa. Marina. La vedo malissimo sta cosa. E altri quattro qua. Tu. Aia. C'è un Cristiano? Sì, sì. È Cristiano. E Luca. E che peccato, Luca, che ti ha chiamato. Fare i giochi è bello perché c'ha qualcosa di, anche di umanitario. Perché tu fai un gioco, poi alla fine dai un premio. Facciamo vedere i premi. Facciamo vedere i premi. È importante, eh? Ragazzi, i premi è una roba brutta. Allora, primo premio. Un piede di porco. Ah, bello. È elegante. Sì. Un piede di porco elegante. Come... Il porco da sera. Elegante. Vai a rubare, ti fanno una fotografia. Sì, dico, so. Eccetera. Ma questo è il gadget dell'estate 2023. Come fa il piede di porco? Quando lo giri fa... Brava, brava, okay. Brava. Brava, brava. Aspetta. Ma sei stronzo, eh? Perché poi non lo posso fare spesso, sennò mi collassa un po'. Lo stai già facendo molto, troppo, allora. Fatto bene? Secondo premio, aia. Un puzzle. Puzzle. Un puzzle è un gioco dove si perde molto tempo, ma tutto su questo tempo noi non ce l'abbiamo. Quindi è un puzzle, diciamo, leggermente sì. Ah, di a cavallo, due pezzi. Per sì. Questo che c'è un, c'è un cavallo, così. Metto la testa nelle mozzarelle. Tu, sì, puoi sbagliare. Questo così è sbagliato, perché che cos'è? Sembra un sagittario mal riuscito, fa impressione. Invece, ecco, l'abilità, gioco di destrezza, viene meglio, bello. Ecco qua, vedi? Cominciamo sì. Col gioco. Dovete scegliere una materia. A caso? No, ve la dico io. Le dico. Ah. Geografia, i film di Marco Bellocchio. Sì. Bello. La paglia. La paglia. Paglia. Io scelgo quello. Dio! Nome e cognome di Gianni Morandi. Ok. Okay. Bello. Dolori, leggeri, quasi niente. Quasi okay. Niente. Ok, va bene. Vita, opere e spostamenti di Lilli Gruber. Mm. Oh. Ci mette così, ci mette così. Allora, quale scegliete? Dice un numero da 1 a 7. Paglia. Paglia, perfetto. Allora, adesso... Posso fare il notaio io? Sì, 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 vieni su, vieni su a fare il notaio. No, no, lo faccio da qua. No, vedi. Il numero mancante, attenzione. È bello che hanno scelto la paglia, ma la domanda non è inerente alla paglia. Diamo un nome alla squadra. I Verdi. Ok. Gli insignificanti. Okay. Ok, va bene. È un nome che valorizza. Sì, sì. Ci sono 7 numeri, da 1 a 7. Sì. Però ne manca uno. Vai, vai, vai. 4. Bravissima! Bravissima! €100.000. Però scusate, non ha fatto il rumore pulsante. €100.000. Allora rispondete voi. Ma no! No, no, eh. 4! Hanno vinto loro! Secondo gioco, secondo, ma non ultimo nella vita. Eh no, speriamo. Beh, no, speriamo. Allora, la rima sbagliata. Il dottore è un amore. Il cappotto è Medriotto. Il treno è tutto pieno. La zanzara che dà fastidio. La sera, bel tempo si spera. Vi do 5 secondi di tempo a partire da oggi. Quindi, il primo che suona... Stanno soffrendo tutti tantissimo, è una tortura. Mamma mia, raga, questa era brutta. Il treno è tutto pieno. No, signora, il treno è tutto pieno. No. Signora. Ha sbagliato. Scusa, Nino. Non la posso dare buona questa. Brava. A me sembra. Grazie, notaio. No, non mi dire brava. La zanzara che fastidio. Da. Bravissimo! Allora, ultimo gioco. E poi ce n'è un altro. Prova l'errore. Allora. Ci sono delle parole, ci sono degli errori. Ok. Alfred Hitchcock. Nino sta per farsi ridere da solo. Farsi ridere da solo. Harold Schwarzenegger. I quiz di Frassica mi hanno fatto scompisciare dentro, non ridere. Charles Aznavour. Fare così. Bruno Vespe. Non fate così. Marilyn Monroe. Arrivederci.